realtà diciamo che nella ricerca che ho fatto sono rimasta sorpresa anch'io a vedere che nella realtà ci sono tantissime ragazze che sono proprio così, no? Che non corrispondono allo stereotipo, tra virgolette, e quindi è stata una scelta registica precisa di raccontare anche questo tipo di persone che avevano tutt'altri programmi nella vita, non l'hanno scelto, e però poi mantengono una dignità e un orgoglio che non è qualcosa che hanno scelto, molto spesso l'hanno costrette, quindi mi piaceva proprio uscire fuori dallo stereotipo di quello che abbiamo in testa nella cultura assoluta e raccontare queste ragazze che avevo letto un'intervista di una ragazza 19enne rumena che era finita in ospedale, era terrorizzata che i genitori venissero a sapere perché era stata, era entrata non per sua volontà in questo. Ovviamente è un tema molto serio, per cui andrebbe fatto un film a parte. Qui mi interessava approfondire il rapporto tra lei e un cliente, perché moltissimi raccontano che tanti clienti e quindi in questo senso, non so, io quando penso a queste ragazze le sento molto vicine a me, e quindi è stata proprio una scelta consapevole. Prego. Ciao Giulia, io ho sempre apprezzato molto la tua scrittura perché riesci ad entrare proprio nel cuore dei personaggi, quindi nel film si vede, nei film, nei tuoi film si vede. In questo caso, quello che mi ha colpito molto è che anche nella regia hai scelto di avvicinarti ai volti. È stato bellissimo vedere appunto questi volti, cioè il ragazzino con il brufolo o Barbara Ronchi che era completamente struccata con le occhiaie. La mia domanda è stata una scelta voluta, cioè hai evitato volutamente di allontanarti ma puntare sui primi piani? Sì, assolutamente, nel senso che da un punto di vista di regia mi interessava molto raccontare il mondo e ora scendendo proprio nel tecnico, tenermi anche larga per raccontare, però poi nel momento in cui c'era un'intensità di emozione mi interessava moltissimo diventare molto intima con i personaggi. Anche in questi primi piani che abbiamo ricercato molto con il direttore della fotografia che è Vlada Andradovic, in queste sfocature, però qualcosa di messo a fuoco ed è proprio un'intenzione ben precisa per creare, per me almeno la sentivo, era una cosa spontanea, empatia e vicinanza con i personaggi. E poi per quanto riguarda appunto i difetti che hai notato, quelli io li adoro quando si avvicina qualcuno vuole levare un'occhiaia, un brufolo o il labbro screpolato del bambino, dice no, non ti è perfetto così, perché cioè, la vita è questa e per me è molto importante che uno spettatore possa ritrovarsi in quello che vede, quindi raccontare il quotidiano vero, l'imperfezione, per me l'imperfezione è meravigliosa, è bellissimo, i difetti, le fragilità, penso che siano la grande forza delle persone, delle storie, mi interessa sempre raccontare questo, per cui anche in quei dettagli che hai notato c'è questo pensiero di fondo, poi magari sono solo mie, però è così. Sì.